Ma fischiare porta male? È arrivata una cartella dell'agenzia dell'entrata. Tieni. Ma vuoi smettere di fischiare? Ci porti via tutti i soldi! È arrivata una bolletta tremenda, tremenda. Guarda. Multe, cartella dell'agenzia delle entrate. Ma che cazzo sta succedendo? Tieni, non fischi più. Che ti è successo? Te l'avevo detto che in Russia non si può fischiare dentro casa. Che porta male, che porta via i soldi. Te l'avevo detto. E chi fischia più? Io non sto fischiando più, è da un po' che non fischio, ma qua le bollette continuano ad arrivare. Arrivano. Io per questo ti dicevo non fischiare, non fischiare in casa. Io non sto fischiando più, non fischio più. Ma esiste un modo per interrompere questa maledizione? Vabbè, effettivamente un modo ci sarebbe. In una notte di luna crescente devi cogliere il momento quando si vede bene la luna, devi tirare via dalla tasca i soldi e far vedere alla luna. Facendo così, il mese successivo avrai il doppio, forse anche il triplo dei soldi. È scientifica questa cosa? Sì, la scienza non è un'opinione, è una scienza empirica. Come ben sai, a casa di mia madre non mancano mai i soldi e mia madre fa sempre questo trucchetto con la luna. Ok, ok, ma mi attrezzo. E non devi fischiare. Мы легли на дно. Мы зажгли огни. Во вселенной только мы одни. Гни свою линию, гни свою линию, гни свою линию, горят огни, сверкают. Звезды, все так сложно, все так просто.